Buongiorno, mi chiamo Alfredo La Fianza, sono un medico, sono radiologo presso l'Istituto di Radiologia dell'Università di Pavia, nel Policlinico San Matteo di Pavia. Oggi vorrei parlarvi dell'isterosalpingografia. È un esame radiologico di notevole importanza, di notevole impatto con le pazienti, un esame ancora eseguito diffusamente presso le divisioni di radiologia, anche in collaborazione con i clinici ginecologi. Io, che sono anche specialista in ginecologia oltre che in radiologia, accorpo queste due specialità, quindi per noi il problema è relativamente più semplice. L'isterosalpingografia è un esame molto antico, è uno degli esami più vecchi della storia della radiologia, ma mantiene ancora attualmente, pur con l'evoluzione delle metodiche radiologiche, una validità diagnostica e clinica. Questo perché costituisce ancora oggi principalmente l'esame per lo studio delle salpingi in pazienti in corso di accertamenti per la valutazione dell'apparato genitale femminile. Sono soprattutto pazienti che sono valutate per lo studio dell'infertilità femminile ad essere sottoposte a queste indagini, oppure pazienti che possono presentare delle malformazioni dell'apparato genitale. Questo esame consiste nell'introduzione nella cavità uterina attraverso un catetere o delle coppette esocervicali di un mezzo di contrasto iodato non ionico. Questo permette la visualizzazione della cavità uterina, l'opacizzazione delle salpingi, il passaggio del contrasto nella cavità peritoneale, potendo quindi studiare anche la distribuzione tra le anse intestinali pelviche di questo stesso contrasto. È un esame quindi che valuta non solo l'apparato genitale, quanto le strutture limitrofe allo stesso. Si impiegano i mezzi di contrasto iodato in quanto vengono eseguite delle radiografie nel numero minore possibile per contenere la dosimetria radiante. Infatti è un esame da usare con parsimonia in quanto la paziente comunque viene sottoposta a delle radiazioni che soprattutto coinvolgono l'apparato genitale e quindi i gameti. Viene fatto questo esame in un determinato periodo del ciclo, soprattutto in quella settimana che posticipa il termine del flusso mestruale. L'esame va fatto in un determinato periodo del ciclo mestruale, al termine delle mestruazioni, in quanto l'operatore deve essere assolutamente sicuro che la paziente non sia gravida. Inoltre, la paziente viene avvisata di escludere anamnesticamente un eventuale stato di gravidanza. Questo appare ovvio, ma la legge prevede che la paziente sia informata sulla necessità dell'esclusione dell'eventuale stato misconosciuto di gravidanza. Questo in considerazione del fatto che l'esecuzione di questo esame in stato di gravidanza comporterebbe un aborto immediato. Quindi, posizionando la paziente su un letto radiologico in posizione ginecologica, viene introdotto lo speculum e si visualizza la cervice uterina. Attraverso di essa si introduce nel canale cervicale questo catetere molto sottile, 7, 8, 9 French al massimo. Si ancora questo catetere nel canale cervicale ed essendo un catetere a due vie permette l'introduzione del contrasto. Questo deve avvenire in maniera molto tranquilla, lenta, per evitare una fastidiosa e pericolosa distensione della cavità uterina. E in questa maniera osserviamo che si riempie di contrasto la cavità uterina, si supera
l'ostacolo dello sfintere uterino interno all'origine delle salpingi, si opacizzano le salpingi quando queste sono pervie, se ne osserva il passaggio nella cavità peritoneale attraverso le fimbrie. Si osserva inoltre e si documenta la distribuzione regolare di questo contrasto tra le anse intestinali e nel peritoneo pelvico. Si valutano in questa maniera anche la posizione delle salpingi, che possono essere da processi fibrosi, fibrotici o aderenziali, dislocate in alto, in basso, lateralmente. Generalmente in una paziente con una isterosalpingografia normale viene consigliata da vari studi la somministrazione al termine dell'esame diagnostico l'introduzione di 2-1 ml di mezzo di contrasto liposolubile. Questo viene consigliato perché questi tipi di contrasti dimostrano un potere antisettico ed una maggiore frequenza di gravidanze dopo questi esami, a confronto con la contrastografia iodata idrosolubile. Dicevamo che le principali indicazioni all'esecuzione di questo esame sono rappresentate dallo studio dell'infertilità femminile. Questo esame fa parte di un complesso numero di esami prevalentemente laboratoristici cui si sottopone la coppia, e in determinati momenti di questo globale iter diagnostico si propone anche la isterosalpingografia. Questo fondamentalmente per la valutazione della pervietà tubarica o di eventuali altri fattori di infertilità. Attraverso l'isterosalpingografia possono essere visualizzati fattori responsabili dell'infertilità. È principalmente la patologia tubarica a esserne responsabile. Quindi possono essere valutate correttamente le flogosi tubariche, le flogosi peritubariche, le occlusioni prossimali, distali della salpinge, condizionanti la canalizzazione delle stesse. Attualmente non esistono valide alternative alla isterosalpingografia. Un ultimo accenno alle problematiche connesse a questa indagine, che sono per fortuna attualmente molto molto limitate. È un esame che comporta un minimo di discomfort per la paziente, in quanto l'introduzione del contrasto in una cavità virtuale quale l'utero, provocandone una leggera distensione, provoca certamente un riflesso vagale anche modesto e quindi una sensazione di fastidio e di leggero dolore, un dolore che viene riferito come premestruale. L'impiego però di apparecchiature idonee e la possibilità di eseguire con tranquillità questi esami ne hanno reso la compliance molto elevata. Molte pazienti arrivano al clinico piuttosto agitate, soprattutto in relazione ad una brutta fama che possiede questo esame. La possibilità di avere un breve colloquio divulgativo e informativo con le pazienti rende questa indagine più che accettabile e molto ben sopportata.